ministra, la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. Buongiorno ministra e grazie di essere collegata con noi a Storie Italiane. Buongiorno a tutti voi, oggi è una giornata importante, mi preme ringraziare tutti gli italiani che hanno seguito con diligenza tutte le regole che sono state poi emanate proprio per contrastare il contagio e questo ci ha portato a un importante risultato che è quello di oggi, che appunto ci consente la riapertura della maggior parte delle attività commerciali, e questo appunto se viene comunque aiutato, quindi i protocolli di sicurezza, le regole, se continuano ad essere osservate così come hanno fatto in modo ottimo gli italiani fino ad ora, ci consentirà di contenere il contagio e di proseguire con la riapertura di tutte le attività economiche e con incidendo in modo positivo anche sull'economia italiana. Allora, oggi parleremo di un po'... tratteremo un po' di punti, di temi, anche perché lei lo sa che poi c'è la questione della Campania e De Luca invece non ha riaperto nulla, ecco, sullo scontro tra governo e regioni, insomma se ne sono viste molte in questi mesi. Si aspettava che la regione Campania bloccasse la riapertura oggi? Questa è stata una decisione della Regione Campania. Io sono sicura che troveremo il modo insieme, così come lo abbiamo fatto fino ad ora insieme a tutte le regioni, di gestire al meglio i risultati, li vediamo, li abbiamo visti, di gestire al meglio tutte le riaperture, di evitare il contagio, e sono sicura che insieme troveremo tutti i punti di incontro per affrontare questa situazione e per superare tutti gli ostacoli. Molti commercianti sono preoccupati. Questo signore ha detto sicuramente non sarà semplice, non sarà facile, sono tante le criticità, no? Anche nei vari settori, le regole da rispettare. Ecco, che cosa si aspetta da questa giornata, ministra? Beh, è una giornata di riapertura, una giornata importante, è chiaro che ci sono dei protocolli di sicurezza e delle regole da rispettare e capisco quale sia la preoccupazione degli imprenditori. Noi con questo, il prossimo decreto, il decreto rilancio che verrà emanato nelle prossime ore, abbiamo inserito risorse importanti proprio a tutela degli imprenditori, delle imprese e dei lavoratori. È ovvio che ci conviene rispettare queste regole perché questo consente poi di affrontare al meglio la fase di riapertura, evitare i contagi, evitare poi la diffusione futura del possibile del contagio se non si rispettano le regole, quindi un particolare e ancora più forte disagio per le attività produttive. È chiaro che in una fase di transizione noi abbiamo inserito importanti misure economiche proprio per aiutare le imprese italiane, dall'abolizione dell'IMU al taglio dell'IRAP sia sul saldo 2019 che sull'acconto 2020, al fondo perduto. Abbiamo stanziato tra IRAP e fondo perduto 11 miliardi di euro, quindi le aziende potranno avere le aziende che hanno fatturato fino a 5 milioni di euro con il 33% se hanno avuto, e questo lo hanno avuto tutti, il 33% di riduzione del fatturato, potranno avere fino a 50.000 euro di fondo perduto, vuol dire che non dovranno tornarlo indietro. Vi è anche la possibilità, questo lo dico per bar e ristoranti, di un maggiore utilizzo del suolo pubblico con l'abolizione della tassa sul suolo pubblico. Questo consente, visto che comunque andiamo incontro alla stagione estiva, di poter mettere insomma tavolini fuori e poter rispettare quelle regole di distanziamento che ci danno la sicurezza, ma contemporaneamente poi poter portare avanti la propria attività. Abbiamo tagliato in modo anche importante per più di mezzo miliardo di euro le bollette, quindi una serie di misure economiche che aiutano le imprese.
A questo ovviamente colleghiamo anche le misure per i lavoratori. Abbiamo stanziato sulla cassa integrazione 16 miliardi di euro, Adesso proprio. parleremo della. Lei la settimana scorsa ha incontrato i vertici dell'INAIL, no, per questa questione del riconoscimento di infortunio per i casi di infezione da coronavirus da parte dei datori di lavoro e ha dichiarato questo: no ad automatismo tra contagio sul lavoro e responsabilità del datore. Che cosa intende, che cosa può dichiarare su questo? Perché abbiamo sentito prima anche nel servizio che alcuni commercianti, alcuni datori di lavoro non aprono anche perché hanno paura poi di queste cause. Sì, io confermo quello che ho dichiarato, non vi sarà, non inciderà sul datore di lavoro la responsabilità penale, che riguarda l'infortunio. Io, come ho appena detto anche lei, ho incontrato la scorsa settimana i vertici dell'INAIL. Nelle prossime ore, insieme all'INAIL e al Ministero, verrà pubblicata una circolare esplicativa in modo tale che non ci saranno dubbi anche per i datori di lavoro su questo punto. Quindi sento che di poter dire che appunto, nelle prossime ore risolveremo la questione e per i datori di lavoro ci sarà chiarezza. Beh, questa è una buona notizia, perché insomma, molti sono spaventati e sicuramente rappresenta un grosso problema. Ecco, allora stava parlando di cassa integrazione, no? Di cassa integrazione in deroga, sappiamo tutte le problematiche che ci sono state, erano state affidate alle regioni, per cui queste casse integrazioni a tanti dipendenti non sono mai arrivate, tuttora. Ecco, che novità ci sono? Sì, abbiamo inserito delle importanti novità nel decreto rilancio che appunto sarà pubblicato nelle prossime ore. Io vorrei prima dire che già era nelle mie intenzioni, prima dell'emergenza con il coronavirus, fare una riforma degli ammortizzatori sociali in quanto è un sistema farraginoso, lento, spezzettato e che comunque da sempre, quindi negli anni, nel corso degli anni è risaputo che è appunto un sistema lento e addirittura la cassa, poi il sostegno al reddito per i lavoratori arrivava dopo 3-5 mesi. Nel primo decreto abbiamo già fatto delle importanti semplificazioni, delle procedure che però non hanno influito sulla cassa in deroga che aveva diversi, quattro differenti appunto, procedure per poi arrivare all'erogazione. Col nuovo decreto facciamo in modo che la domanda si faccia direttamente all'INPS, quindi non più alle regioni, che l'INPS all'atto della domanda potrà anticipare il 40% al lavoratore e poi successivamente nel mese seguente, quando l'azienda invierà il dato certo, l'INPS erogherà la restante parte. Questo ci consentirà ovviamente di velocizzare tutto il sistema, ma è chiaro che sugli ammortizzatori sociali è necessaria comunque a breve termine una riforma che appunto lo renda meno farraginoso, meno frammentato e che l'erogazione avvenga in modo celere. Beh, assolutamente. E per cui, secondo lei, diciamo, questo decreto rilancio comunque non basterà a rendere tutta la manovra così celere. Serviranno altre strutture No, amministrative. diciamo che col decreto rilancio noi togliamo la lentezza della cassa in deroga, però rispetto al sistema che è frammentato perché esistono i fondi bilaterali, la cassa integrazione ordinaria, il fondo di integrazione salariale, la cassa in deroga non dimentichiamo che l'abbiamo istituita e fatta proprio perché ci sono tantissime aziende e tantissimi lavoratori in Italia che non erano tutelati, non Dalle sono casse tutelati normali. dalla norme, dalle casse in generale. Per cui noi con quella cassa in deroga abbiamo fatto in modo che anche il libero professionista che ha un solo dipendente potrà metterlo, l'ha potuto mettere, potrà metterlo in cassa integrazione. Quindi dare un sostegno a 360 gradi a tutti i lavoratori italiani, cosa che appunto il sistema italiano non lo comprende. È chiaro che non bisogna farlo con un intervento emergenziale, ma è giusto che tutti in generale
generale in Italia vengano tutelati da un sistema di sostegno al reddito. Ecco, parliamo invece delle imprese, no? Siccome ci siamo occupati tanto in queste settimane delle banche e di tutti i problemi che ci sono stati tra le banche, gli imprenditori, i prestiti finanziari, non solo quelli più piccoli da 25.000 euro, anche largizioni un po' più ampie, no? Si parla molto delle piccole aziende. Si parla delle grandissime aziende, ma della media impresa un po' meno. Ecco, per le medie imprese, che poi sono un po' quelle che sorreggono il paese, no, Ministra? Ecco, che cosa si sta facendo per loro da un punto di vista finanziario, di prestiti? Perché sono quelle medie imprese, magari a cui 25.000 euro non bastano, ma non fatturano più di 3-4 milioni di euro. Ecco. Che cosa si può fare per tutte queste persone? Innanzitutto colgo l'occasione per fare anche un appello alle banche. Lei me ne ha dato l'opportunità, in quanto con ABI abbiamo sottoscritto un protocollo anche per l'anticipazione della cassa integrazione. Chiedo appunto che possa essere attuato su tutto il territorio nazionale, perché questo è un elemento importante. Anche le Poste lo stanno facendo. Se questo viene fatto a 360 gradi, quindi su tutto il territorio nazionale, ci aiuta e aiuta i lavoratori ad avere un sostegno al reddito anticipato. Detto questo, rispetto alle piccole e medie imprese, c'è il fondo di garanzia di cui lei stessa ha parlato, che ha citato lei stessa, ma anche quel fondo perduto di cui io parlavo all'inizio della nostra intervista, cioè la possibilità di accedere a questo fondo che darà delle risorse che i datori di lavoro non dovranno restituire e che quindi sono comunque un reale sostegno. Oltre a tutto il resto, cioè alla sospensione dei contributi e dei tributi, alla sospensione dei canoni e dei mutui. Questa volta le banche risponderanno meglio, secondo lei? Io sono certa di sì, io credo che in questo momento serva appunto, come dicevo prima, per le regioni, serva che tutti collaboriamo insieme per sostenere i nostri lavoratori e le nostre imprese. È una sfida importante per l'Italia. Siamo riusciti con le misure che abbiamo messo in atto a non avere un'incidenza così negativa sull'economia o sul mercato del lavoro, anche aver stanziato 16 miliardi in questo decreto rilancio e 5 in quelli precedenti sulle casse integrazione, insieme allo stop ai licenziamenti, ci ha permesso di non avere un mercato del lavoro devastato, una disoccupazione importante. Ricordo che negli Stati Uniti ci sono stati 30 milioni di licenziamenti, cioè 30 milioni di lavoratori che adesso sono disoccupati. Noi questo in Italia, con le misure che stiamo mettendo in atto sia per le imprese che per i lavoratori, non sta avvenendo. Quindi se collaboriamo tutti insieme e riusciamo a portare avanti insieme un progetto per il paese che appunto sostenga le piccole e medie imprese, le attività in generale e i lavoratori dall'altra, insieme alle famiglie, allora in pochi mesi potremo riuscire a ripartire, a far ripartire anche l'economia nel modo giusto e senza influenze negative. L'ultima domanda che le faccio, non so se riusciamo a metterla in grafica, da Prima Pagina News, un'agenzia di stampa quotidiana nazionale, che sosterrebbe, come l'Agenzia delle Entrate, quasi 9 milioni di italiani potranno ricevere una cartella esattoriale da pagare e che questo problema in qualche maniera venga ignorato. Allora, siccome sul decreto rilancio, da quello che abbiamo letto in bozza almeno, c'è scritto che c'è tutta la sospensione delle cartelle esattoriali degli accertamenti fino al 16 settembre, ma non è che poi arrivano davvero queste cartelle al 9 giugno? Cioè, è un pericolo scampato questo per gli italiani o davvero c'è qualche rischio?
No, se c'è una sospensione, così come abbiamo fatto le sospensioni su altre cose, ricordo io personalmente l'ho fatto sui versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, abbiamo scritto che c'era una sospensione ed effettivamente c'è stata e ci sarà una sospensione, così come tutti gli altri provvedimenti di sospensione, quindi posso dare tranquillità agli italiani che se scriviamo appunto in norma delle cose, è Sospensione. chiaro che verranno rispettate. Bene, allora siamo tranquilli. Grazie, grazie Ministra, buon lavoro. Come sarà la sua giornata oggi? Quali impegni È istituzionali? piena. Ho diversi incontri, ho incontri con i direttori e i presidenti di tutti gli enti, insomma, collegati al Ministero del Lavoro, quindi Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, INPS, ANPAL e INL. Ho appunto diversi incontri che riguardano anche la circolare di cui le parlavo sugli infortuni Sì. e abbiamo degli incontri che riguardano poi specifiche tematiche, ad esempio c'è stato un problema sugli stagionali del turismo. Alcuni stagionali del turismo non erano stati classificati all'atto dell'assunzione da parte del datore di lavoro come stagionali, ma come lavoratori a tempo determinato. Questo ha fatto sì che il sistema non li riconoscesse, per cui non hanno avuto l'indennizzo. Quindi io ho promesso che avrei risolto questa cosa, incontrerò i consulenti del lavoro, incontrerò l'INPS e faremo in modo di risolvere questo problema che purtroppo ha fatto sì che alcuni stagionali non abbiano percepito l'indennizzo, invece ne hanno pieno diritto. Grazie, allora buon lavoro, è il caso di dirlo. Grazie alla Ministra Nunzia Grazie, grazie Catalfo. a voi.